This rapping, oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest. Salve a tutti ragazzi, eccoci qui in un nuovissimo video su una nuova serie. Ragazzi, stiamo parlando del gioco To The Moon. Ragazzi, io solo per il fatto che sto registrando questo gioco, voi dovete lasciare un bel like. Ragazzi, To The Moon è un gioco che ho letto la trama e non spoilerò, ma è bellissima, bellissima. Ok, parte l'ho spoilerato, l'ho letto giusto di poco, è una storia sentimentale molto bella, non so come si gioca, vi dico la verità, è la prima volta e vedremo cosa fare. Intanto la musichetta, la musica ho deciso di lasciarla, spero che possa piacervi. Non è un gioco di ultima generazione in 2D, ma è molto bello, cioè ve lo consiglio per quel che costa. Poi è sicuramente un gioco molto bello, l'ho comprato con i saldi di Steam e l'ho pagato davvero molto poco. È un gioco che in poche ore si finisce anche, non è che ci vuole tantissimo tempo, circa 5-6 ore il gioco può essere completato. Ok, cerchiamo di entrare nella trama, vediamo un po' come si presenta questo gioco. Vediamo un po', abbiamo una macchina fumante, vediamo un pochino. Attenzione, sta pensando. Dove stavi guardando, Neil? Ok, un incidente stradale probabilmente. Beh, scusami, se ho schivato eroicamente quello scoiattolo che è sbucato dal nulla. Perfetto. Ok, questo è lo scoiattolo. L'hai comunque preso in pieno. Oh, peccato. L'hai preso in pieno e hai colpito un albero, come possiamo ben notare. Ascolta, non preoccuparti, è la macchina della compagnia. Mi stai prendendo in giro? Il capo ci ammazzerà. Gli potremmo dire che stavo salvando un cagnolino. Lui adora i cani, vero? È più un tipo da gatti. Ok, forse allora non è che vadano d'accordo. Perché il mondo deve essere tanto complicato? Beh, di allora a questo punto che stavamo salvando un gattino. Bene, qualunque bestia gli vada a genio, l'abbiamo salvata. Perfetto, dopo ricordati di averlo scritto, di scriverlo sul tuo resoconto. Prendiamo l'equipaggiamento dalla macchina e diamoci una mossa. Perfetto, clicca a sinistra su un oggetto per interagire, tipo la macchina abbiamo detto. Ottenuto equipaggiamento, perfetto. Preso, si aprono le danze. Ok, tasto destro per aprire il menu e annullare. No, che dovevamo fare? Note, item, questo. Che dobbiamo fare? Scusami, mi sento in difficoltà. Ok, specialista tecnico, ok. Note, non c'è nulla. Item, abbiamo l'equipaggiamento. Con una scatola così pesante il suo contenuto deve essere importante. Sì, ma io come lo apro? Scusami. Carattere, vabbè, torniamo indietro, scusa. Posso muovermi? Qualcos'altro? Ah, sì. Ah, perfetto, possono... Ah, io clicco e loro camminano. Ok, seguiamo la strada. Qua non possiamo andare, di qua. Ok. Qua sembrerebbe di... comunque di no. Se io clicco sui personaggi, niente. Perfetto, comunque una macchina fumante, perfetto. Forse dobbiamo rientrarci qui. Vediamo un po'. Casa Wireless dritto. Mettere un cartello del genere nel mezzo del nulla è come chiedere di essere rapinati. Ok, proviamo ad andare da questa parte. Ci fa segno che dobbiamo andare da quella parte. Il cartello dice che la casa è dall'altra parte. Oh, grazie al cielo c'è quel cartello. Ah, quindi non è da quella parte, non è da questa parte. Ah, perfetto, quindi andiamo di qua. Perfetto. C'è altro da raccogliere? Direi no. Ok, e aspetta, non dimenticare la macchina. Volevo solo vedere se te la ricordavi. Come sei gentile a pensare sempre a me. Perfetto, lo sappiamo. Ok, vediamo un po'. Dovremmo continuare sicuramente.
Sembra che non ci sia nulla da raccogliere. Cerchiamo di salire. Vediamo un pochino. Qua non c'è nulla. Peccato che lo schermo non possa essere più grande di quello che vedo. Chi ha messo qui questa roccia? Forse è il loro sistema di sicurezza. Non essere ridicolo, non abbiamo tempo da perdere. Proviamo a spingerlo via dalla strada. Forse potremo trovare un ramo di un albero da usare come leva. Aspetta. Oppure potremo arrenderci subito e dare un taglio alla cosa. Vediamo, cerca un ramo, spingi a mani nude, rinuncia e torna a casa. Cerchiamo un ramo, probabilmente. Un ramo funzionerà. Ok, proviamo. Sicuramente se non è ottenuti rametto di un albero. Perfetto, quindi dovremmo farcela questa volta, vero? Bene, questo dovrebbe funzionare. Proviamo. Ok, perfetto. Che diavolo è successo? Io non capisco. Vediamo, pensa. Sembra quasi una specie di palloncino. Beh, sta di fatto che potremmo salire adesso. Va bene, meglio che ci diamo una mossa. Ok. Tasto destro per muoverci, vabbè, questo lo sappiamo. Qua non possiamo andare. Andiamo da questa parte, ovviamente. E cosa è successo? Un gattino? Sembrerebbe di sì. Perfetto. Continuiamo ad andare avanti. Dovrebbe essere forse sempre dritto, non lo so. Proviamo. Intanto non sto provando a vedere se c'è roba da raccogliere o quant'altro, ma non credo sia. Vabbè, noi continuiamo. Sì. Ok. Proviamo ad entrare magari in questa casa. Possiamo? Ok. Perfetto, vediamo un po'. Ok, dovremmo entrare. Ecco qua, questa è la ragazza. Mamma, sono arrivati. Ok, sicuramente siamo arrivati quindi. Perfetto, la signora si affaccia probabilmente dalla finestra, scende giù ad aprirci. Ok, qua abbiamo il famoso cosa. Non è un brutto posto dove ritirarsi, non trovi? Direi di sì. Ok. Avrei potuto trovare di meglio. Turni di notto? Turni di notte? Un bene o un male? Sai benissimo la risposta, stupido gufo. Ok, ci vorrà tutta la notte? Me lo sento, lo so. Vediamo un po' da quanto tempo ci mette la signora a scendere. E dubito che abbiamo del caffè. Chiudi il becco, mamma mia. Ci ha zitti di modo veramente rapido. Mentre le onde dell'oceano ci deliziano con una ninna nanna, difficile sentirle col tuo continuo blaterare. Ok, ci hanno aperto finalmente. Scusa, l'equipaggiamento. Veramente sei un cretino adesso. Dai, prendilo. Non vengo pagato abbastanza per questo. Oh, piccolo. Dai, portalo dentro. Ok, era pesante. Ok, atto 1. Non l'ho mai detto a nessuno, ma ho sempre creduto che fossero dei fari. Ok, quindi iniziamo il primo atto, ragazzi. Ok, vediamo un po'. Il dottor Woods e la dottoressa Rosalene, presumo. Ok, un paio di luci, grazie. Ok, grazie per essere arrivati in così breve tempo. Non si preoccupi, anch'io non sono un bravo a prevedere le morti. Ah, è morto qualcuno, quindi. Lei è la figlia del paziente? Oh no, io sono la sua badante. Perfetto, qui varie pesti e questi sono i miei figli, Sara e Tommy. Non si tratta certo di un lavoretto part-time, per cui Johnny ci lascia vivere qui, ok? Suppongo che questo Johnny sia il nostro uomo. Johnny? Ascolti, se stiamo parlando di un ragazzino, non credo che noi siamo le persone di cui avete bisogno. No, no. È lui che preferisce essere chiamato così. Perché scusa, cosa c'è di strano nel nome Johnny? Ok, adesso è al piano di sopra con il suo medico. Seguitemi. Perfetto. Devo darvi l'interazione o lo capite da soli? Forza, prendi la scatola e andiamo. Quando un giorno mi si spezzerà la schiena, giuro che ti porterò in tribunale. Oh, dai. Ottenuto equipaggiamento. Si vede che l'ami. E va bene, saliamo di sopra così mi libero di questo affare. Perfetto, andiamo subito. Sali. Andare di sopra? Sì. Ok. Oh,
Ok, se ne sono andati. Il primo che arriva può suonare la musica. Che saranno i bambini, infatti. Ok, sicuramente vorranno suonare con il pianoforte. Non è giusto, mi hai spinto. Non è vero. Fai come ti pare, tanto ti prendi le due stupide note. Ok, intanto felicemente continuano. Ok. Mi piace intanto la canzoncina, è davvero rilassante e carina anche. Intanto saliamo al piano di sopra. Ok, questo gioco mi piace, ragazzi, mi piace tantissimo. Perfetto, quei bambini non sono niente male per la loro età. Ehi, sei tu quella che ha detto che non abbiamo tempo da perdere. E guarda caso, io sono quello che sta trasportando un affare che pesa come un meteorite, attenzione. Sì, sì, andiamo. Perfetto, dove andiamo, scusate? Ok, perfetto, parliamo con la persona, scusa. Al momento non reagisce, ma da una panoramica della situazione pare che sia ancora cosciente. Difficile dire quanto tempo avete, ma è meglio che vi sbrighiate. Ok, andiamo a parlare con la signora qui, cosa possiamo fare? Vediamo un po', siete pronti a cominciare? Prepara la macchina, dai un'occhiata in giro prima. No, prepara la macchina. Sì, ci vorrà un attimo. Proviamo a vedere un po' cosa combiniamo. Intanto in basso a sinistra, come potete ben vedere, esce sempre, diciamo, i riconoscimenti. Attenzione, cosa è successo? È sicuro che la comune energia elettrica di una casa sia sufficiente? Oh oh, sembra qualcosa di particolare. Non si preoccupi, noi siamo esperti. Oh oh, oh cavolo. Vediamo un po'. Procedure standard, tutto come previsto. Ok, sembra... sì. Che cos'è questa roba? Come sta andando? Non molto bene. Salvo complicazioni, dovrebbe avere solo uno o due giorni. E ben più di quanto ci occorre. Ok. E così voi due potete esaudirgli qualsiasi desiderio, eh? Vediamo un po', o provarci almeno. Ma noi ce la facciamo sempre, perché siamo fantastici. Wow. Allora, qual è il desiderio? La luna. Oh, la luna. Domanda abbastanza strana. La luna, lui vuole andare sulla luna. Un bel desiderio. La senilità non fa che a me che ammattire la gente. La senilità non fa che ammattire la gente, eh? Abbastanza strana la cosa. Allora, siete in grado di riuscirci? Non lo so. Dipende. Lei intendeva dire sì? No, lei intendeva dire sì. Ah, ok, scusate, un mio errore. Perché non ci dice qualcosa sul nostro cliente? A dire la verità, non so davvero molto di lui. Johnny è un uomo anziano. Nei 2 anni in cui ci ho lavorato qui, parlava molto raramente. Ha fatto l'artigiano per la maggior parte della sua vita e sua moglie è deceduta 2 anni fa. Ok. Non conosco i dettagli. Santo cielo, saprei più io di lui se fossi stato il suo postino. Ok, qua è un errore di grammatica, di traduzione in verità. Shh, pensa a fare le tue cose. Beh, immagino che se darete un'occhiata alla casa trovereste più informazioni. Non credo che a Johnny importerebbe, visto che ha fatto completamente affidamento a voi due. E così sia. Perfetto. Molto bene. Chi di noi due gioca a fare il detective? Vediamo, mandiamo il nostro maschio, Dr. Watts. Ok, lo farò io. Una volta feci Sherlock Holmes in un musical alle scuole superiori. A me pare che tu facessi Watson.
Beh, sono la stessa cosa. È proprio la stessa cosa? No. Ok, tu pensa a configurare questa cosa, io inizierò subito. Perfetto, quindi iniziamo un po'. Ok, i miei figli possono farle vedere la casa, probabilmente sono al piano di sotto a suonare il piano. Vabbè, intanto noi iniziamo un po' in zona. Una selezione di trattati sulla medicina. Perfetto, vediamo un po' cos'altro c'è qua in zona. Qua possiamo parlare, discutere, però nulla di molto interessante. Da questa parte posso andare? Ok, qua c'è il bagno. Nulla di particolare. Cosa possiamo fare qui? Vedo un'interazione. Ah, accendere dentro semplicemente la luce. Qua possiamo spegnerla, quindi ok, passiamo quindi a quest'altro piano. Direi probabilmente di andare dai ragazzi. Oppure semplicemente andare da questa parte, prendere questo corridoio e esaminare, diciamo, quadro per quadro. Vediamo un po' cosa rappresentano. Un dipinto di un faro che si erge su una scogliera. Da questa parte il ritratto di una donna con in mano qualcosa di giallo e blu. Bah, si sa cosa. Il dipinto di un animale di qualche tipo. Non sai specificare. Un dipinto di tre persone. Vabbè, nulla di proprio particolare. Beh, andiamo a fare un po' questi Sherlock Holmes. Ok, scendiamo magari giù. Aspetti, venga qua un momento. Ho qualcosa da darle. Perfetto, cosa vuole darmi? Cioè, poteva dirmelo prima, posso, cioè io sto investigando da mezz'ora. Ecco, prenda questo. Cos'è, scusa? Monitor wireless. Con quello è possibile vedere sempre lo stato di Johnny. Spero non abbia un pulsante per l'autodistruzione. Ho sempre avuto un debole per quei cosi. Perfetto. Il monitor del battito cardiaco di Johnny è ora attivo nel menu. Ok. Il menu. Ok, vabbè, il menu penso basta che prema esco. Ok, tanto scendiamo giù. Proviamo a parlare quindi con i bambini, dai. Vai a parlare con loro, vai, parla, a parlare. Sara, cosa vuoi? Continuate a suonare? No, mostratemi la casa. Ehi, vostra madre mi ha detto di farmi fare un tour della casa. Ok, forse lo faremo. Cos'è questo forse? Forse? Penso che ci serva una piccola spinta. Tutto qui. Cosa ne pensi, Tommy? Verissimo. E va bene, ditelo chiaramente. Cosa volete voi, marmocchi? Vogliamo un trilione di dollari. Buonanotte. O il bastoncino di zucchero che la mamma ci nasconde. Già, ho quello. Cosa? C'è un gigantesco bastoncino di zucchero su uno scaffale alto che non riusciamo a raggiungere. Si trova in cucina, la mamma l'ha preso per darcelo quando facciamo i lavoretti. Prendicelo tu e ti faremo fare il giro della casa. Cosa ne dici? Vediamo, no, basta giocare. Certo, lo prenderò io. Siete fortunati che non ho voglia di farmi di nuovo le scale. O l'avrei detto a vostra madre. Mamma mia, pigrizia a livello massimo. La porta della cucina è vicino alle scale. Vai. Ok. Tutto questo suona come il preludio di una notte orribile. Ok, cucina di... No, forse non è questa la cucina. No. Questa però è una sala da pranzo, vedo. Forse qui? Vediamo un po' se questa è la sala pranzo. No, questo è un bagno. Attenzione, allora probabilmente qui. Perché queste sono delle scale. Questa non è la cucina. Devo entrare comunque? No. Se scendi giù, la porta della cucina è vicino all'altra scala. No. Ah, ok, scusate, era qui. Non ci avevo fatto caso. Va bene, vai, prosegui. Ok, entriamo in cucina. Ecco quel bastoncino. Ok, prendilo. Non ci riesci? Muovi. Ok, deve essere la mancanza di caffè. Di solito a quest'ora mi sarei arreso e avrei trovato un altro modo.
Ok, puoi usare questo. Mamma mia, che intelligenza. Ho ottenuto bastone di zucchero. Wow, proprio bastone. Scusa, questo qua metti a posto. E voilà. È come rubare le caramelle per un bambino. Posa. No, no, no. Volevo posare. Scusa, le persone vedono che è così brutto. Sì, ma adesso. Adesso vai qua. Ecco qua. Usa la porta. Perfetto, andiamo dai bambini. Diciamo che abbiamo preso questo bastoncino di caramelle. Ok, andiamo a cliccare su di loro. E va bene, bambini, ho avuto più difficoltà di quanto pensassi, ma ho trovato il bastone di zucchero. Probabilmente è vecchio di 10 anni e sa di gomma, ma potete usarlo come bastone da passeggio. Ok, finalmente un tour della casa potremmo farlo, vero? Ok, e va bene, da dove cominciamo? Io lo so, c'è una stanza buffa in cantina. Non mi piace quella stanza buffa. Che tipo di stanza buffa? La vedrai con i tuoi occhi. È stramba. Vabbè, possiamo andare. Dobbiamo trovare le chiavi. La chiave però. Il vecchietto la teneva dentro un libro nel suo studio. Qual è lo studio adesso? Questo è uno studio? Ma lo studio non è che sarà sopra, diciamo, dove stavamo prima? Qualcosa mi dice di sì. Ok, quindi andiamo a saliamo un attimo. Ok. Penso che lo studio sia questo, forse. No, questa è una camera da letto. Però probabile che sia qui. Non lo so se questo sia anche il suo studio. Però proviamo. Perché guarda, qua mi dice una selezione di trattati sulla medicina. Ok, là era il bagno. Ok, quindi questo non è lo studio. Quindi dobbiamo riscendere giù. Ok, proviamo quindi di nuovo giù. Ok, controlliamo. Quindi questa è una sala da pranzo. Magari proviamo di qua, perché effettivamente queste stanze non le conosciamo. Ok, questo era il bagno. Qua invece non sappiamo che cos'è. Proviamo ad andare. Ok, questo è uno studio. Ok, questa è la stanza dei libri. La chiave della stanza buffa è nascosta nel libro più spesso dello scaffale in alto. Sarà qua, penso. Ok, non so quanti scaffali ci siano effettivamente. Ok, per me questo è lo scaffale. Ok, la guida per i pellegrini degli origami. Volume 1. La chiave per evitare i tagli con la carta. Leggi una parte, non so. Ok, stavo scherzando. Continuo a leggere, no. Ok, riponi. Ok, riponi. Penso che leggi una parte. Oh, forse la prossima volta. Ho ottenuto la chiave della stanza. Quell'uomo sa davvero come nascondere qualcosa. Perfetto, bimbi. Possiamo andare? Adesso dobbiamo... Ok, adesso possiamo aprire la stanza buffa della cantina. Attenzione, cosa possiamo mai trovarci? Ok, questa sembrerebbe quindi la cantina. Qua ci giochiamo a nascondino. Accendi la luce prima di inciampare su qualcosa. Ok. Stanza buffa, quale sarebbe, ragazzi? Sarà questa, forse? Ok, la porta è chiusa, aperta con la chiave della stanza. Perfetto, entriamo dentro. Oh, sembra di essere in una grotta. Accendiamo la luce. Ah, che cos'è? Oh oh, cioè ho paura io adesso. Scusa, è sentimentale o è horror? Un peluche di un ornitorinco. Che animale ripugnante. Stendilo, prendilo, prendilo. Ottenuto quindi ornitorinco giocattolo. Possiamo continuare. Un coniglio fatto di carta. Un cariglion rotto. Non possiamo andare da nessuna parte, scusami. Posso fare qualcosa? Perché non posso muovermi? No, ma te scherzi, perché non posso? Incentrerà qualcosa, scusami. Notes, item, ornitorinco. Posso farci qualcosa con questo? Un peluche di un puffo ornitorinco. Ornitorinco. Sembrerebbe di no. Vabbè, torniamo di nuovo al gioco. Ok, sembra che non possiamo fare molto.
perché ci butta semplicemente le cose che abbiamo avanti a tutto, ma non ci fa camminare oltre. Proviamo, ritorniamo di nuovo qua, parliamo magari con... Ok, l'hai vista? Voi bambini sapete cosa sapete di quei conigli? Niente. Il vecchio non voleva che qualcuno ci entrasse, per cui non glielo abbiamo mai chiesto. Attenzione. Ce ne sono altri ancora, a dire il vero. Dove? Dentro il faro abbandonato e sulla scogliera qui vicino. Vuoi andare a vedere? Io ho le chiavi. Lasciatemi indovinare, non dovrete andare neanche lì. Non dovreste andare neanche lì. Ricordatemi di non lasciare stanze chiuse con voi due in giro. Ok, allora vuoi andare a vedere il faro? Fuori c'è parecchio vento, ma decisione. Vai al faro, rimane ed aspetta il macchinario. No, vai al faro. Oh, al diavolo, io sono il dottor Woods e un po' di vento non mi può fermare. Forza, andiamo a vedere a quel faro. Ok ragazzi, io direi che dopo questo primo video direi che possa bastare. Ci vediamo al prossimo, fatemi sapere in un commento se vi sta piacendo. A me, vi dico la verità, mi sta piacendo tantissimo. E direi che possiamo vederci al prossimo video. Per questo è tutto, ciao ciao!